Professor Giancarlo Seri, un convegno ricco, ricco di argomenti scientifici, ricco di argomenti umanistici. Ma come mai si è voluto affrontare questo tema, Frankenstein? Prima di tutto perché sono passati 200 anni dalla scrittura di quest'opera. L'autrice è una giovane donna dagli inizi dell'Ottocento, con un padre molto 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 impositivo, voleva che questa bambina studiasse, leggesse, e lei quindi ha avuto una formazione molto molto complessa. Sì, ha fatto anche ricerca il padre su di lei. Nello stesso tempo il padre, che era un attento studioso della scienza della educazione e della comunicazione, a quell'epoca ha sperimentato sulla propria figliola, perché aveva capito che comunque era terreno fertile. Lei scrive quest'opera su Frankenstein. Frankenstein però non è il titolo, lui era la creatura, era cioè un oggetto, una composizione composta da pezzi anatomici presi negli obitori e al quale è stata ridata la vita attraverso la scintilla, attraverso la corrente elettrica. E Frankenstein quindi diviene così, assume questo nome, che poi era il cognome della... sì, dello scienziato che aveva concepito questa cosa, che aveva costruito questa automa. Però non era un automa formato di pezzi da macchina, erano pezzi anatomici, quindi ancora... Un po' come il golem per gli ebrei. Ecco, il golem invece no, il golem era argilla, un pupazzo di argilla che attraverso una operazione di misterica cabalistica, attraverso la trascrizione del nome divino corrispondente agli archetipi divini, prendeva vita e gli veniva trasmessa sulla fronte. Ma Golem e Frankenstein sono due universi totalmente differenti. Il prossimo convegno che faremo sull'argomento sarà proprio sul Golem, per fare un raffronto tra il Frankenstein della Shelley e quindi capire qual è la differenza. Ma la creatura di Frankenstein non potrebbe essere proprio Frankenstein che si specchia? Sì, questo che si specchia. Frankenstein è l'immagine di un'utopia umana, quella di ricostruire se stessi, proiettare se stessi, e un'immagine materializzarla attraverso le forme, ovviamente. Però sfugge di mano, perché poi alla fine queste creature, che poi è la fine che faranno tutte la costruzione delle intelligenze artificiali, perché le intelligenze artificiali, è vero, arrivano a cose incredibili, però mancano di un elemento importante, l'anima, questa scintilla divina che ha in sé tutto quello che di miracoloso può avere. E la macchina, seppur complessa, seppur evoluta come quella che poteva essere sia da Frankenstein da una parte, sia del Golem dall'altra, rimangono sempre comunque macchine. Questa potrebbe essere la risposta alla domanda del dottor Ivan Lanzieri? Lanzillo, sì, certo, Lanzillo è avanzato questo, e la scienza del sacro può portare a queste cose. La scienza del sacro è quella che i cabalisti del 600 a Praga sembra che abbiano creato dal nulla, cioè dalla materia, da un pupazzo d'argilla, un essere che non parlava, però lavorava per conto degli umani.
ma poi alla fine queste creature si perde il controllo e vanno proprio contro coloro che l'hanno create. Tornando un attimino al prossimo argomento del prossimo convegno, il golem, oggi non potrebbe essere visto come i robot? Sì, infatti in lingua ebraica la parola robot allude al golem. E quindi è la stessa fenomenologia, però ancora non è stata detta tutta. Vedremo con la questione dei robot come andrà a finire. Ma l'anima comunque non la ruberanno mai.